Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi, dopo un po' di tempo, torniamo a parlare di Thermaltake, che gentilmente ci ha dato la possibilità di recensire una nuova periferica da gioco. Prima però di continuare con la recensione di oggi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e attivate la campanella in basso, in modo da ricevere la notifica ogni volta che io pubblico un nuovo video. Detto questo, iniziamo col video di oggi. Il prodotto che vedremo oggi è il mouse Ventus RGB, appartenente alla nuova linea TT Sports, pensata appunto per il gaming. È un prodotto pensato per i gamer esigenti che vogliono poter vivere al massimo la loro esperienza di gioco. La linea TT Sports è oltretutto studiata per avere un design senza trascurare il form factor, creando periferiche adatti a destrorsi e mancini. Nel caso però del Ventus X RGB, ovviamente parleremo di un mouse che possiamo utilizzare solo con la mano destra. Analizzando a fondo questo mouse, partiamo come sempre dalla confezione, con apertura a portafogli che ci permetterà di sbirciare dentro e vedere il nostro mouse. All'interno troviamo una guida rapida e due stickers con il simbolo della linea TT Sports. Il mouse invece è un piccolo capolavoro del design di tecnologia. La scocca nera è opaca e in plastica, mentre lateralmente troviamo la presenza di gomma che garantirà un eccellente grip. La gomma è presente anche sulla rotellina, sempre per garantire un'ottima presa. Oltre al tasto scroll abbiamo altri 5 tasti, ma di questi parleremo a breve. Sempre sulla scocca troviamo un'apertura a nido d'ape che ha funzione primaria di mantenere areato il palmo della mano e quella secondaria di far vedere il logo illuminato TT Sports. Due parole vale la pena spenderle anche per il cavo, intrecciato al nylon e lungo fino a 1,80 m. Al cui termine troviamo il connettore USB placcato in oro con il logo TT appunto della linea TT Sports. Non abbiamo detto prima che si tratta di un mouse ottico con switch Omron che garantisce un'ottima scorrevolezza sul mousepad. A renderlo molto affidabile è anche la possibilità di regolarne il peso grazie alla presenza di tre pesetti da 4,5 grammi ciascuno che possiamo rimuovere dal fondo del mouse per renderlo più o meno leggero, a seconda delle nostre esigenze. Se non bastasse quello che abbiamo visto finora, sappiate che si tratta, ma lo avrete già capito, di un mouse RGB che possiamo illuminare selezionando uno fra 16,8 milioni di colorazioni differenti e settare i DPI fino a 12.000. Tutto questo ovviamente sarà gestibile dal software TT Sports Command Center, ovviamente scaricabile dal sito e installabile su ambiente Windows. Il software è easy to use e vi permetterà di regolare l'illuminazione dello scroll e del logo, presente appunto sulla parte superiore del mouse, in tre modalità. Ovviamente a parte quella chiusa abbiamo lo static, il pulse e lo spectrum. Static ovviamente il colore rimarrà statico, pulse pulserà e lo spectrum invece farà vedere i colori RGB. Ma non solo. Grazie ai 5 profili possiamo modificare le funzioni dei 6 tasti del mouse, quindi abbiamo 6 tasti programmabili, impostando fino a 3 macro o aggiornare addirittura il firmware del mouse. Tuttavia, unica nota dolente, non è presente la lingua italiana. Il Ventus X RGB è un mouse garantito fino a 20 milioni di click e devo dire che effettivamente si tratta di un mouse fiero e tamarro, con un design aerodinamico e molto accattivante. Io sto utilizzando questo mouse da circa 3 settimane e devo dire che è un mouse che vale la pena acquistare, sebbene il prezzo non sia proprio economico, parliamo di un prezzo di circa 70 euro. Però, considerando le feature presenti su questo mouse e ovviamente la tecnologia che esso monta, il prezzo è da considerare giustificabile. Come ho detto più volte, si tratta sempre di un prodotto di qualità e sappiamo bene che la qualità si paga. Io credo proprio che mi terrò questo mouse e lo farò il mouse della mia configurazione principale, anche perché necessitavo di sostituire il mio mouse che ormai era abbastanza logoro. Io ho utilizzato questo mouse ovviamente non soltanto per lavorare ma anche per giocare. Ho effettuato qualche prova, l'ho registrata per voi mentre parlo, ve la mostrerò. E arrivando effettivamente a quelle che sono le mie conclusioni, vale la pena ovviamente acquistare questo mouse? La risposta è sì. È sicuramente un ottimo prodotto, è un prodotto ovviamente non di fascia altissima ma quantomeno di fascia medio-alta e ripeto la spesa è più che giustificata dalla tecnologia che questo prodotto appunto ci regala. Non mi resta a questo punto che concludere col video di oggi. Io come sempre vi ringrazio per avermi dedicato del tempo e vi ricordo che è attivo il gruppo Telegram a cui potete iscrivervi, lascio ovviamente giù il link in descrizione, ma mi trovate anche sui social Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr e Google+. Ringrazio infine anche Thermaltake che ci ha gentilmente inviato questo prodotto e non mi resta che darvi un abbraccio e rimandarvi al prossimo video. Ciao ciao!